parliamo di questo nuovo codice univoco, scusate, che potrebbe essere assegnato dall'Organizzazione Internazionale per gli Standard, i famosi ISO 222, erano ISO 9000, non so se ve la ricordate, sono classici standard di sicurezza, di qualità, in questo caso ambientale. Adesso entriamo un po' più nel merito di questi standard che riguarderanno anche le criptovalute, ma fate attenzione perché non riguardano solo le criptovalute, riguardano il denaro, riguardano gli scambi, le transazioni finanziarie tue, del tuo denaro di tutti i giorni. Sta cambiando tutto, tutti schedati. Guardate che sono belle queste qui. Tranne qualcuno però, vedete, qualcuno ha una maschera particolare. Quindi gli ISO potrebbero essere, scrivono una, da dove scrivono? Scrivono dal sito del SWIFT, del circuito internazionale che ci ha accompagnato negli scambi che tu fai con i SEPA, no? Con i bonifici, eccetera, cioè per gli ultimi 50 anni, super giudice, direi di sì. Potrebbero essere una delle tecnologie più importanti per il Web 3. Nel 2023, ne abbiamo accennato del Web 3 in precedenti puntate del 2023, ritorneremo sull'argomento, nonché una vera e propria rivoluzione per le banche e criptovalute, scrivono. Sono andato veramente a leggermi tutti i report e le pagine dello SWIFT per capire di che cosa si tratta, perché sinceramente a leggere tutti i vari articoli anche cripto o finanziari sul web mi pare tutto un copia e incolla, e quindi sono andato direttamente al dunque. Facciamo innanzitutto un passo per volta. Questi standard puntano ad essere introdotti un po' per volta, è stato già iniziato ad introdurli in alcuni paesi nel 2023 per il tramite delle banche centrali di questi paesi, inizierà a essere introdotto anche negli Stati Uniti, ma non solo, in Romania, ad Hong Kong, nella Comunità per lo Sviluppo dell'Africa Australe nel 2024, e punterà a sostituire quello che oramai è il sistema che vige dagli ultimi 50 anni, come vi dicevo poc'anzi, il sistema SWIFT. Entriamo nello specifico, aprite bene le orecchie, perché alla fine di sta carrellata vi sarà tutto chiaro. Il settore dei pagamenti, scrivono, è in fase di transizione e sta convergendo verso questi ISO 222. L'adozione della norma ISO, delle norme ISO, è una pietra angolare dell'agenda. Vediamo quanto è angolare, no? Che te fai male, all'angolo te fa male, poi sbatti. Del Comitato per i Pagamenti e le Infrastrutture di Mercato, scrivono sul sito del sistema finanziario SWIFT, per migliorare i pagamenti transfrontalieri, come ci chiediamo noi. Dicono loro: continueremo a sfruttare l'ottimo inizio fatto nel 2023, appunto supporteremo la comunità SWIFT nell'accelerare questa implementazione per raggiungere, udite, qui c'è la data, con successo la fine del periodo di coesistenza dei due sistemi nel novembre del 2025. Quindi l'attuale sistema con cui tu fai bonifici di sistemi di pagamenti eccetera eccetera, entro il 2025 se ne andrà a cagare e verrà sostituito da questo nuovo sistema. Poi nel 2026, aggiungo io, arrivano le CBDC, quindi tutto torna. Ma aspetta, adesso entriamo un po' più nel merito. Il 2024 sarà un anno chiave, scrivono, poiché molti altri mercati nazionali hanno annunciato l'intenzione di adottare gli ISO 222, Stati Uniti, quelli che vi dicevo prima. Il futuro del settore dei pagamenti è modellato su queste norme, e la sua struttura che permette questo nuovo standard, è ricca di dati, quindi ci saranno maggiori dati, e il formato dei messaggi all'interno di comunicazione delle transazioni sarà migliorato, standardizzato per essere interoperativo. Ari dai ed erai tu. La parola del secolo è interoperabilità. Ergo, vabbè, interoperabilità. Entriamo nel merito. Il sistema è stato accettato da parte di attori, attenzione, attenzione, come lo SWIFT, appunto, come l'RTP, che sarebbe poi il SEPA, no? Il Request to Pay, lo schema di pagamento che consente a consumatori e a imprese di richiedere e ricevere pagamenti direttamente tramite il proprio sistema bancario. Si legge nelle loro pagine. E la FedNow! La FedNow! È bello per fare un po' una canzoncella. La FedNow, signori!
Ve la ricordate la FedNow di cui abbiamo parlato nel 2023? Questo nuovo sistema già in vigore, in fase di test negli Stati Uniti d'America, per rendere interoperabili questi tipi di informazioni contenute all'interno di queste transazioni finanziarie, e che in questo momento è in fase di test con la Federal Reserve in primis e con alcune banche centrali regionali, nello specifico quella di New York, il nuovo sistema che consentirà, è la fase test del sistema di pagamento delle CBDC, la FedNow. Insomma, tutto ciò, signori, scrivono, rappresenta la vera spina dorsale dell'ecosistema dei pagamenti, avanti verso il successo. Ma cosa faranno in sostanza? Con questo nuovo metodo si potranno raccogliere più dati, fare più verifiche e rendere ovviamente questi dati interoperabili. Facciamo un esempio, perché ce lo fanno loro, eh? Casi d'uso, scrivono, ad esempio, la parola Cuba potrebbe apparire nel campo del beneficiario finale combinando il nome del cliente, cliente beneficiario, con i dettagli dell'indirizzo, inclusa ad esempio la strada e la città in cui verrà effettuato il pagamento. Vuoi mettere una novità del genere? Altro che antiriciclaggio! A quel punto tu, mentre farai il pagamento, parte in direttissima dalla banca un drone, dalla filiale, inizia a sorvolare sul tuo quartiere, si avvicina alla tua porta, te bussa, toc toc, chi è? Mani in alto. La polizia non esiste più. Qui stiamo entrando in fasi evolutive, ovviamente sto scherzando, signori, non vorrei che qualcuno di voi mi prendesse sul serio. Morale della favola, i messaggi ISO offrono un'opportunità per una maggiore qualità dei dati, come ad esempio nome, oltre ai nomi e cognomi, no, del destinatario, del beneficiario del bonifico, anche l'indirizzo strutturato, tag chiari e tutti gli elementi necessari per andare ad identificare il beneficiario, riducendo, scrivono, la confusione tra nomi di strade, città, paesi. Ci sarà una maggiore lunghezza nel campo dove tu puoi mettere la causale, che riduce il rischio di troncamento dei dati. Esempio, ancora, sentite, perché gli esempi sono veramente incredibili. Canavat è il nome di una società con sede a Dubai. Oh, questi sono i documenti presi dai siti ufficiali, ok? Quindi il nome Canavat è il nome di una società con sede a Dubai. Stiamo parlando di riciclaggio, quindi meraviglioso. Dubai hanno scelto come esempio, direi. Quando viene effettuato un pagamento alla società, potrebbe essere generato un avviso a causa della somiglianza del nome della società con Canavat, che è una città iraniana sottoposta ad embargo. L'Iran hanno preso, capito? Sono meravigliosi! Io dico, anche negli esempi, non sbagliano mai, questo è incredibile. Non sto scherzando, questo giro non sto scherzando, cioè, questi sono gli esempi. Ma quando viene utilizzato il formato MX, il nome e la città vengono identificati in modo inequivocabile nel messaggio ISO 222, il che significa che è possibile evitare l'avviso e completare il pagamento risparmiando tempo, fatica e costi. Morale. Qual è la morale? Con l'applicazione nel mondo cripto anche di questi standard, tu non farai più confusione tra, per esempio, Bitcoin e Bitcoin Trash, anche detto Bitcoin Cash o SV, Bitcoin Station Wagon, SV. Così l'eventuale operatore in banca sa che tu stai inviando una Station Wagon, l'hai comprata con Bitcoin originale, per poi mandare a...